È stato presentato oggi il restauro del monumentale portone d'ingresso del Museo Civico Gaetano Filangieri, costato 5.000 euro. Un restauro difficile, afferma il direttore del museo Giampaolo Leonetti. Il restauro è stato molto complicato perché sul portone c'erano state apposte molte mani di vernice, di stucco, di cementite, per cui si è dovuto levare tutto e vedrete in un PowerPoint le immagini prima, durante e dopo, ed è durato oltre 6 mesi. Per la verità ci ha lavorato per lungo tempo una restauratrice attenta, poi ha avuto anche degli aiuti da altri, ma è stato molto complesso. La parte lignea era già in buone condizioni, ma è la parte della superficie che era molto rovinata dallo smog e dal cattivo trattamento che il tempo gli aveva applicato sopra. Il Museo Filangieri è stato votato con oltre 5.000 voti alla settima edizione dei Luoghi del Cuore, il censimento dei luoghi italiani da non dimenticare, promosso dal FAI, Fondo Ambiente Italiano, in collaborazione con Intesa San Paolo, che hanno sostenuto economicamente i lavori di restauro, come raccontano Maria Rosaria De Divizis, presidente FAI Campania, e Danilo Di Lorenzo, direttore Area Napoli, Intesa San Paolo. Siamo riusciti, diciamo, a convogliare una somma per restaurare. Ci siamo concentrati sul portone che pure rappresenta l'ingresso al museo. Quindi, come fai? Io sono molto fiera stamattina di essere qui e di segnalare questo intervento. Su 64 interventi dal 2004 ad oggi sono state recuperate e ridate alla collettività tantissime opere minori, ma di interesse della collettività, del cittadino.